benvenuti in questo nuovo video. Oggi mi piacerebbe registrare un video riguardo questo gioco chiamato Creatures of the Deep. Allora, regoliamo il volume, che mi sembra fin troppo alto. Poi vi spiego in cosa consiste questo gioco. Allora, cosa sta succedendo? Cos'è questa persona che si muove? Scusate, non capisco, ma sono io? Ok, lo posso controllare io. Non era mai successo, è una novità pure per me ed è la seconda volta che entro in questo gioco. L'avevo provato da solo, ci sono stato un sacco di tempo, tipo un paio d'ore a giocare, una cosa del genere. E riguarda la pesca. Noi ci troviamo su quest'isola che è quella principale dove si possono fare gli scambi, comprare oggetti, cose di questo tipo. Sono a livello 2. E devo andare a pescare, devo andare a trovare su altre isole, in altre zone di questo mondo fantasioso, i pesci. Non si possono trovare solo pesci normali, ma anche cose particolari, cose speciali. Per esempio anche la spazzatura, che bisogna riciclarla, ovviamente, ed è sempre la scelta migliore. Poi vi farò vedere. E ottenere dei premi, fare delle missioni, andare a parlare con i capitani, i marinai e altri personaggi comunque che fanno parte del gioco. E l'obiettivo non saprei, non mi ricordo qual è, forse è quello di catturare, per quanto riguarda il primo mondo, una creatura spaventosissima, abbastanza grande, che terrorizza i mari. E dobbiamo essere più forti per poterlo fare. Per ora possiedo solo una canna da pesca in legno, forse in bambù, non lo so, debolissima, che si spezza dopo pochi utilizzi. Dobbiamo andare avanti, questo è il mio personaggio, lo posso muovere tramite l'analogico che è presente a sinistra. In realtà posso toccare anche lo schermo e gli dico dove andare. Comunque, non mi era mai successo di poter muovere il personaggio fuori dalla barca, e questa cosa è molto strana, che carina. Qui posso vendere i miei oggetti, quelli che ho nel mio inventario. È un inventario molto piccolino, posso contenere solo 5 oggetti, infatti è molto limitativo. Però per iniziare penso sia normale. Comunque vendiamo questi pesci che avevo già catturato e vendiamo anche questo barile di scorie radioattive nucleari tossiche che ho trovato da qualche parte. Ok, grazie. Allora, mi piace come cosa che posso camminare, posso interagire, però lo potevo fare pure dalla barca. Questa è la canna da pesca, non mi serve, già ce ne ho una. Qui che c'è invece? Bloccato, livello 3 richiesto per il clan. Qui, magazzino, livello richiesto 4, ok. Teniamo il volume basso. Comunque nel video ho notato che si sente, quindi ok, qui che c'è, posso cambiare skin? Io l'avevo fatta in questo modo. Non so se posso cambiare qualcosa, però per questi limitati oggetti che possiedo penso di accontentare. Al massimo posso mettere i baffi, però non mi piace. Baffi e pizzetto, lasciamo perdere. Via. Seppure zoomato. Ok, poi qui ho fatto, qui che cosa c'è? Bloccato, livello richiesto 4. Qui c'è un tesoro, lo posso prendere. Per aprirlo devo usare una gemma, altrimenti no, altrimenti chiudo. Vabbè, niente, non mi va. Sono taccagno. E qui che ci sono le missioni? Costruire un negozio, tabellone informativo, costruire un cantiere navale. New World Record, Walls ha appena pescato un salmerino di lago da record, congratulazioni. Ovviamente questo è un gioco online, posso anche vedere altre persone vere giocarci. Chiudi. Ok, questi sono i tuoi premi, livello 9, 3154 pesci in totale, io invece sto a 83 pesci. Ok, nessun distintivo mi sa. Vabbè, povero me. Qui che c'è? Posso tornare alla barca? No. Tornei, livello 3 richiesto. Qui c'è la mia barca. Ah, ma posso anche scendere, è così che si fa. Caspita, che figo. Però vedete, se io vado con la barca in giro. Aspettate, una volta mi faceva
mi faceva utilizzare senza scendere dalla barca. Vabbè, ci sarà stato un aggiornamento, non so che dirvi, comunque non entro da un po'. Divieto di pesca? Ah, non posso pescare qua? Beh, ci sta. Andando in giro con la barca possiamo trovare un posto dove pescare oppure raccogliere degli oggetti. Questi ci servono tantissimo perché dobbiamo costruire il porto. Cos'era? Un altro divieto di pesca? Ho capito. Divieto di pesca, vabbè. C'è qualche parte dove posso pescare? Forse qua giù posso pescare? Non... Ma prima non ci potevo andare qua giù. Hanno cambiato qualcosa? Anche qui è vietato. Comunque un giretto io lo farei per illustrare tutta quest'area. Ovviamente la linea tratteggiata delimita quello che è il territorio esplorabile da quello che non fa parte del gioco, quindi io non posso oltrepassare questo limite. Qui un altro divieto di pesca. Ok, questa V a fianco mi fa interagire con il cartello. Qui vi è un'altra asse di legno ed è utilissima. Continuiamo l'esplorazione. Mi fa piacere che comunque l'abbiano aggiornato. Potrebbe essere un gioco relativamente nuovo. Non saprei. Perché mi sembrava molto scarno la prima volta che ci ho giocato. Adesso mi sembra più completo. Comunque, chissà. Allora, fatto questo giretto, direi di tornare qui. Ma... Cos'è? Ah, questo è distrutto, ok. No, non posso più interagire con gli oggetti dell'isola se non scendo dalla barca. Vabbè. Allora, io che cosa volevo costruire? Forse questo? Sì. Devo portare un sacco di assi e in più devo anche pagare 1000 monete. Comunque, adesso vi faccio vedere che prendiamo l'aereo e andiamo nel primo mondo che si chiama Paradise Island. Ah, che so questi due oggetti? Boh, ce ne sono tanti altri: Alaska, Australia, Costa Rica. Ah, non sono tantissime. E allora, ok, la mia ipotesi potrebbe essere giusta. La cosa che non mi piace è che per spostarmi in una di queste isole devo pagare ogni volta il viaggio in elicottero. Non so cosa succeda nel caso in cui io termini il denaro, non abbia più soldi, però vabbè, lo scopriremo. Qui c'è il capitano Slappy che mi dà delle missioni. Eccoti finalmente, non crederai a ciò che ho scoperto. Una vecchia mappa con tanto di X segnata sopra. Potrebbe indicare un tesoro. Trova quest'area, dammi quella scatola e ti dirò come catturare lo squalo toro chiamato Shredder. Comunque manca. C'è sbagliato, si dice quella scatola, vabbè. La vecchia mappa indica gli scogli a oriente. Raggiungili e prova a trovare il solito forziere. Quando arrivi, ricorda di gettare e avvolgere. Allora, non mi ricordo più come si... Questi sono persone vere? Non li sto infastidendo, loro non vedono che io li vado addosso, cioè non si spostano, quindi non preoccupatevi. Non si può dar fastidio alle altre persone, per fortuna. Dove dovevo andare? A Oriente. Oriente sta da questa parte. Qui c'è un pesce. Mi fermo e inizio a pescare. Proviamo un po'. Vediamo se mi ricordo come si fa. Getto l'amo e aspetto. Deve essere un gioco molto rilassante. Comunque bisogna avere timing per prendere il pesce. Bisogna aspettare il momento giusto che tiri verso il basso l'amo. E poi io posso toccare lo schermo e recuperare la lenza. Lo fa in automatico. Però adesso non ci sto riuscendo. Proviamo a metterlo qui vicino. Vediamo se abbocca. Sì, sta abboccando. E uno, e non lo devo tirare. E due, adesso sì. Quando lo afferra, lo devo tirare. Tonno Indo-Pacifico, 9,22 kg. Niente male, come massa. Se lo lancio sopra il pesce, lo faccio scappare. Quindi devo stare attento a non lanciarlo troppo vicino né troppo lontano, perché poi non lo prenderebbe. Comunque, vediamo qui cosa abbiamo pescato. Blue Trevally. Ok. I nomi sono tutti in inglese, nonostante comunque sia parzialmente in italiano questo gioco. Creatures of the Deep, tradotto in italiano, vuol dire creature del profondo, il profondo oceanico, il mare, degli abissi. Rock Pie. Io non mi ricordo dove devo andare, vabbè. Vediamo qui se c'è qualcuno. Provo a lanciare. Oh, allora, è possibile anche lanciare
L'amo è attendere. Comunque un pesciolino arriva, non serve per forza vedere una sagoma in penombra per pescare un pesce o qualcosa. Anche in questo modo, se ho abbastanza pazienza, qualcuno abbocca. Poi dipende anche dalla tipologia di amo che sto utilizzando. Eccolo. Ok. A volte ci vuole più tempo, quindi bisogna avere più pazienza. Rifiuto un nuovo scoperto, scatola del teschio, sembra un ottimo pezzo d'esposizione. Io posso scegliere, in questo caso, con questa schermata, se tenere quello che ho trovato, quindi premendo la V azzurra, oppure se ributtarlo in mare. No! L'ho buttato in mare. Ok. Che idiota, pensavo che dovessi confermarlo per ributtarlo in mare. Comunque spero di pescarlo subito. Aspettate un attimo. Sì, ok, l'ho ripreso. Allora, eccomi qui, sono tornato. Sono dovuto andare a firmare al postino per prelevare una raccomandata. Allora, scatola del teschio l'abbiamo ritrovata per fortuna. Comunque vi ho anche mostrato e si possono. Credo che l'incarico possa dirsi concluso. Vi ho mostrato come gettare in acqua. No, non voglio pescare. Come gettare in acqua un oggetto pescato. Lo si fa quando l'inventario è pieno e vorresti continuare a pescare, oppure se sei in civile e vuoi gettare la spazzatura di nuovo in mare. Purtroppo a volte capita, fa parte del gioco. Comunque è un gioco immaginario, non c'è bisogno di essere così perfetti. Se ti serve la butti, non è un problema. Allora, tieni la scatola del teschio. Porca puzzola, ce l'hai fatta, il mio tesoro. Tesoro, ah sì, perché 2S? Vabbè, devo riuscire ad aprirlo. Dammi un po' di tempo. Ah, a proposito, Shredder adora girarsi nelle acque poco profonde. Va bene, 66 monete. Dopo proviamo a raggiungere di nuovo il capitano per una missione. Mentre livello aumentato, 1000 monete, un quadrifoglio, un vasetto e 5 gemme. Ah, posso. Ho un punto per migliorare le mie caratteristiche. Allora, io l'avevo utilizzato per il riflesso, però potrei anche fare vigore. Vigore mi piace. Capitano, ha qualche altra missione? Qui ho fatto questo. Riciclaggio all'abbordaggio. Ok. Ho delle cattive notizie. Il forziere che hai trovato è sigillato per bene e non riesco ad aprirlo. Bisogna trovare la chiave adatta. Portamela e ti dirò dove trovare lo squalo mostro. Ho visto qualcosa che luccicava sul fondale vicino alla piattaforma sprofondata. Potrebbe essere la chiave che ci serve. E dove sta la piattaforma sprofondata? Qual è la piattaforma? Forse questa qui. Qua c'è qualcosa? Qua ci dovrebbero essere i coralli. Saltwater, qui devo trovare dei pesci diversi, ne ho solo 8 su 10. Dov'è la piattaforma sprofondata? Qui che c'è intanto che luccica? Ah, questi sono tutti i pesci che ho trovato fino ad ora. Le tipologie di pesci, queste sono le spazzature. Barriere di rifiuti tossici, ok. Paradise Island è il primo mondo, Great Lakes è il secondo. Fa un po' più schifo, però è più figo, cioè ci sono più isole, più città. Poi ve lo mostrerò. 1666 monete, non è male. Questa sembra una piattaforma distrutta. E lì c'è un tesoro, aspettate, prendiamolo. Però ho l'inventario pieno. Tuna Bay. Baia del tonno, cos'è? Comunque noi dobbiamo pescare qui. Presumo, poteva dirci ad occidente, ad ovest, da qualche parte. Comunque, concentrazione. Ok, per ora non ho mai sbagliato un colpo. Poi sicuramente vedrete come si fa. Rifiuto scoperto, chiave con teschio. È così che iniziano le storie dei pirati, è vero? Anche i figli del capitano Grant, un romanzo di Jules Verne, iniziano. In questo modo? No, mi ricordo. Vabbè, scompare qualcuno, vanno a cercare. Comunque qui ci sono delle assi che io prenderò. E qui c'è un tesoro, ok.
Ho l'inventario pieno, 5 su 5, in basso a destra si può visualizzare e spero di poterlo aumentare perché la capienza così bassa è proprio brutto, cioè non puoi pescare niente, devi sempre tornare all'isola principale per vendere i pochi oggetti che hai trovato. Tieni. L'hai trovata, incredibile, è semplicemente grandioso e tu sei la mia salvezza. Le darò una bella ripulita e domani ti racconterò tutto. Giusto perché tu lo sappia, a nord di quest'isola vive uno squalo Leuca che viene chiamato Shredder. Si manifesta in diversi luoghi, so che a volte si nasconde sopra il punto di spazzatura. E sapete noi cosa facciamo adesso? Andiamo a cercare lo squalo Leuca, comunque dobbiamo andare a vendere gli oggetti. E vendendo questi oggetti guadagni poco più di 100 monete, che è il minimo che ti serve per tornare poi qui sull'isola. E prima infatti io mi domandavo: cosa succede se non ho abbastanza monete per tornare all'isola principale? Che faccio? Boh, non lo so. Comunque andiamo qui. Mettiamo le assi. Andiamo via. Andiamo a vendere cose. Mi piaceva di più prima con la barca, che era più veloce. Adesso devo andare a piedi dappertutto, però vabbè. Ecco, vedete? 118 monete. Il guadagno è 18 monete. È pochissimo. Che ci faccio? Non devo spendere 100, ma vabbè. Andiamo qui. È carino che ogni volta sta attaccato con il filo da pesca sull'elicottero. Allora, qui perché c'è un quadrifoglio? Fortuna temporanea, aiuta a catturare pesci rari. Allora ci dobbiamo sbrigare, oh. Dobbiamo sbrigarci. Andiamo in tutti i posti a pescare. Qua. Peschiamo qui. Fermi. Vediamo se siamo fortunati. Qualcuno ha boccato. Ah, quello di prima. Va bene. Ovviamente posso anche pescare pesci più grandi. Si fa a gara per quello con la massa maggiore, chili in più. No, ho tirato troppo presto, vedete, ho sbagliato, non ho avuto pazienza. Gaia vuole fare la gara con me. Ok. Non ha pescato niente Gaia. Io invece ancora questo. Ma giustamente siamo nella baia dei tonni. Se non pesco i tonni qui. Proviamo ancora. Oh, lo squalo, sta passando lo squalo qua sotto, l'avete visto? Wow, quanto è grande! Come faccio a pescarlo con sta barca? Non saprei. Comunque, voglio pescare un altro tonno. E poi andiamo, perché voglio sfruttare al massimo la fortuna temporanea che abbiamo. Eh sì, sempre tonni. Pesce serra. No, no, pesce serra non è un tonno, ok, buono. Vediamo qui. A bocca, a bocca. Devo fare anche una cosa. Ok, tonno, aspettate un attimo che devo andare via. Eccomi qui, sono tornato. A quanto pare oggi è una giornata assai movimentata, mi cercano tutti. Ah, peschiamo l'ultimo, dai, sono curioso. Ah, però finisco. No, non ho più spazio, mannaggia, vabbè. Vediamo un po'. Vabbè, questo lo butto in acqua. Dobbiamo andare via per forza, vabbè, amico. È un gioco molto lento, molto, molto rilassante. Può essere anche il contrario, se non è ciò che si vuole in un gioco, può essere frustrante o lento oppure ripetitivo. Allora, vendiamo un po' tutti questi pesci. Ah, questo è un bel guadagno. Grande. E torniamo là. Via. Vorrei tanto pescare quello squalo Leuca, ma non credo di farcela. Comunque, vi dicevo che noi possiamo aprire qui l'inventario e selezionare un'esca artificiale, tipo mettiamo questa, la testa, equipaggio, e andiamo qui a nord.
Oh, un altro asse. Qui a nord ci dovrebbe essere qualcosa. Non lo so. C'era qualcosa qui a nord? Come si chiama? No? Non ha un nome quest'area? Forse qui? Qui sì, dai. Mi ricordo, Dark Water. Vediamo qui cosa possiamo pescare. Ancora no. Adesso. Una platessa comune, 1,8 kg, va bene. Lancio l'esca e aspettiamo. Questa fortuna non mi sembra così fortuna. È troppo lontano quel pesce, non verrà mai qui, però io attendo pazientemente perché qualcun altro sembra aver abboccato. No, ancora no. Adesso. La platessa. Possiamo utilizzare questi vasetti, lanciarli in acqua e poi lanciare la canna da pesca e si aumentano le probabilità di trovare pesci rari o più grandi. Però non si deve sprecare l'opportunità. Wow, un pompano. Pompano? Boh, pompano? Non lo so. Figo. È nuovo, non l'ho mai trovato. Kata, Naughty Boy. Ancora no. Adesso. Una platessa comune. Cavolo, se spacchi, grazie amico. Ho finito lo spazio però. No, l'avevo già trovato. Vabbè, mi manca una razza. Questo pesce qui che è una rana pescatrice. E me ne mancano tanti. Vabbè, chiudi, chiudi. E dobbiamo tornare a vendere questi oggetti. Vedete, perché l'inizio almeno è un pochino brutto. Qui mi dai qualche missione nuova? Capitano Slappy, torna domani per una nuova missione da affidarti. Grazie, è stato molto utile. East Water. Andiamo qui. Andiamo a vendere queste cose. Anzi, prima l'asse. Piano piano lo facciamo. I soldi ce li ho, devo solo trovare altri assi. Non dovrebbe essere troppo difficile. 161. Forse qui attorno ci sono altri assi. Andiamo ad esplorare perché. Prendiamo la barca, facciamoci un giro. Non posso zoomare? No. Non posso. Spero di trovare qualcosa qui, ma dubito fortemente. No, un tentativo non costa. Perché non posso pescare qui? Vedo i pesci. Però vabbè, nell'immaginario del gioco presumo che questa sia una specie di lobby centrale. Una sala d'attesa, non lo so, però ci sono sempre solo io qui. La fortuna si sta esaurendo piano piano e non vorrei sprecarla, quindi magari andiamo a pescare adesso, poi con le assi vedremo cosa fare. Perché altrimenti rischio di non utilizzarle, sarebbe un peccato. Quindi andiamo subito all'elicottero. No. Vediamo cosa succede. Una giornata splendida per pescare. Allora, qui in alto a sinistra c'è un mucchio enorme di spazzatura, la vedete? E di solito uno viene qui a pescare immondizia. Però il capitano ci ha detto che qui a nord c'è lo squalo. Deep blue, wow. Proviamoci. No? Sì. Ok.
Come faccio a pescare sto squalo? Butto l'esca? Tanto se ce le ho non le utilizzo è come non averle. Possedere un oggetto e non utilizzarlo mai equivale a non possederlo. No? No? Adesso. E quindi tanto vale sfruttarlo, perché no? Blue Trevally. Ok, non è stato utile. Vediamo se lo lancio qui. La circonferenza che vedete qui è la lunghezza massima della mia canna da pesca, della mia lenza. Non posso oltrepassare questo limite per ora, poi non so più avanti se sarà maggiore. Può essere, o forse no, lo vedo difficile. Comunque attendiamo pazientemente. Questo gioco è consigliabile non so come dire. È consigliato l'uso delle cuffie, comunque, per poter apprezzare al meglio i suoni del gioco. E occorre rilassarsi, stando in silenzio, senza qualcuno che parla come io sto facendo in questo momento. Attendiamo ancora. Dovrei fare ASMR con questo gioco. Dovrei parlare piano piano, in un microfono. Sì, sarebbe un'idea, però io mi stresso con gli ASMR, onestamente non mi piacciono. Non troppo. Qui ci stiamo addormentando tutti quanti, vedo altri pesci in giro, però io rimango qui, fedele al punto che ho scelto. Chissà mai che passa lo squalo, che mi distrugge la barca. Non sempre si trovano pesci, eccetera, lanciando l'esca a caso. Tipo in questo caso non stiamo avendo fortuna. Però non demordo. Speriamo. Qualcuno abbocchi. Rimango altri 10 secondi, poi cambio punto. 1, 2, 3, 4. 5, adesso, meno male che non ho sbagliato il timing. Ho avuto un tempismo perfetto. Vabbè, tutta questa attesa per lui. Non sono per niente contento. No, rilanciamolo qui. Vieni tu. Andiamo sul sicuro, è più veloce se lancio l'amo vicino a un pesce che si vede in superficie. No, l'ho ritirata troppo velocemente, sono stato impaziente. Qui? C'è qualcuno? Vedo delle bollicine. Qui c'è un pesce. Ok, non è scappato. Oh, l'ha afferrato subito. Tonno indo-pacifico, vabbè, ma ci sono solo tonni. Vabbè, andiamo a pescare qualcosa in questo mare di immondizia. Questo pattume. Lanciamo qui e vediamo cosa esce. Qui non ho mai pescato un pesce, onestamente. Sempre sporcizia, rifiuti, bottiglie, cose di questo tipo. Che a volte sono utili comunque. E poi si fanno le missioni per il riciclaggio, il salvataggio dell'oceano. È un po' strano dover aspettare, però la spiegazione è presto detta, ovvero le correnti sottomarine portano i rifiuti e quindi non sempre passano. E quando passano rischiano di incastrarsi, come in questo caso, nella mia esca, una busta di plastica. Vabbè. Andiamo via da qui, che succede? Cattura 5 oggetti, grazie. Incarico giornaliero. E ho riempito già il mio inventario, non lo posso ingrandire. Ah, il cantiere navale mi serve proprio per questo, caspita. Che cos'è questo? No, io lo voglio pescare, oh. Mi dovete perdonare, però scarto questa busta di plastica. Scusatemi. Però. Ma aspettate, l'ho ripescata? Non ho capito.
Ah, quello che si trovava lì era un'altra busta di plastica. Caspita. Kiri, Kairi. Beh, allora proviamo a pescare qualcosa qui. Sì, proprio qui. Vicino a questo tizio. Vediamo se compare un bel pesciolotto. Pesciolino, pesciolotto, dove sei? Dove ti nascondi? Proviamo qui. Ma se n'è andato via. Non lo so. Guardate lo squalo, sta passando. Ma può abboccare qui lo squalo? Credo di no. Non so come pescare quel gigante. No? No? Sì. Oh! Che succede? Che succede? Che sta schermata? C'è una lotta qui. Devo stare attento. Mannaggia, oh. Ma mi si rompe l'esca, cioè la canna. Ma che devo fare? Ma sta avvenendo, non ho capito. Si sta avvicinando. Non mi hanno mai spiegato come si fa questa cosa. Ma si sta avvicinando, non ho capito. Mi sembra di sì. È una cosa lentissima. Sì, si sta avvicinando. Si è stancato. È molto più facile adesso. Vediamo. Dai, manca poco. Caspita, così è molto più realistico rispetto a prima. Oh, wow. Pesce nuovo scoperto, pesce pappagallo. Mamma mia, oh, me l'hai fatta sudare sta cattura. Che è successo? No, non mi va di fare la recensione. Wow, che figo. Sono contento. È stato molto divertente. Andiamo a venderli e vediamo quanto ci danno. Saltwater. Andiamo qui. Lagoon. Vorrei tanto fare cosa navale. Aspettiamo un po'. 40, 42, 36, 38. Vediamo per te. 74. Guardate la bilancia, che figo, si sposta. Bello. Tanti soldi. Sto coso. Guarda annuncio, allora io lo guarderei l'annuncio onestamente, quindi metto pausa e ci vediamo alla fine. Allora, eccomi tornato, sono stati 30 secondi più brutti della mia vita, però vabbè, il gioco non era così brutto. Apri. 50 monete, io ho fatto tutto questo per 50 monete, ma dai. Ma posso anche nuotare qui? No, non posso allontanarmi troppo, a quanto pare non so nuotare. Ma qui quanto manca? 4 assi, non le posso comprare in qualche modo questi assi? Che fastidio. Qui che c'è? Vabbè, anche qui, guardate quante assi. Ma sono tantissime, per far cosa? Che devo fare qui? Non lo so. Qui nel catalogo pesci ho trovato qualcosa carino. Ok, mi fa piacere. Dammi la barca. Mi servono 4 assi di legno, per favore. Avevo notato l'altra volta che più di tante assi di legno al giorno non le puoi trovare, perché comunque poi si svuota l'oceano, quindi devi accedere nuovamente il giorno seguente. Quindi presumo che pure adesso sarà difficile trovarle. Ma io per prendere l'elicottero devo scendere da qui, avvicinarmi.
e toccarlo? Vabbè. Non mi lamento. Già mi lamento spesso. Bella giornata per pescare. Andiamo qua sotto, va? No, dove mi manca da pescare? Qua sotto, al sud. Peschiamo un po' qui. Fermo. Pesciolini, dove siete? Adesso. Vedete, qui è automatico, lo sta tirando da solo. Prima ho dovuto farlo manualmente. E non mi dispiace. Lanciamo qui. Spostiamo la visuale e riprendiamo l'esca. Ah, ma la visuale poi ritorna qui. Prima rimaneva fissa dove lanciavo la prima volta. Vabbè, ho cambiato tante cose. Wow, guardate quanto è grosso, ma è scomparso. Qui ce n'è un altro. Ti avvicini? No, si stava avvicinando. Vabbè. Peccato. Peccato. Attendiamo con pazienza un altro pesciolino. No. Sta assaggiando. Adesso. Si è rotta la canna da pesca, non ci posso credere. Devo tornare all'isola principale, comprarne un'altra e tornare qui e spendere 200 monete. Questa cosa mi infastidisce molto. Però suppongo, presumo che sia l'inizio del gioco questo, cioè devo farlo per forza. Qui che c'è? La classifica. Vabbè. Qui? E certo, ti interessa un pesce? Però intanto posso costruirlo almeno. Andiamo qui. Posso comprare una canna in fibra di vetro, resistente, adatta per la cattura di grossi pesci. E io non me ne privo. Grande. Grande, sono contento. Ho speso una fortuna, però sono contento. E già che ci sono, vendo anche l'unico pesce che ho catturato, così c'ho l'inventario completamente vuoto e ci guadagno qualcosa. Qui che c'è? Bloccato. Va bene, niente male, dai. Come primo episodio comunque ci può stare, dai. Che giornata splendida. Allora, la fortuna è arrivata a meno della metà, direi che sta a un 40%, 45%. East Water. Peschiamo qua, con la nuova canna da pesca in fibra di vetro, cos'era? Adesso. Boom. Ancora questo, ma nuovo record perché pesa di più di tutti gli altri che ho catturato. Fa piacere. Tu invece, amico mio? Adesso. Un altro, vabbè, tanto devo fare le missioni pescandone altri. Non posso, sì, mi ha detto vuoi pescare la barca perché ho provato a lanciare l'esca troppo vicino. Adesso. Niente male, dai. Vabbè, qui si pesca solo questo, ho capito. Andiamo via allora. Andiamo qua giù. Non so se c'è un'area con qualche nome. Ah, c'è questa dei coralli qui. Coral Reefs. C'è qualche pesce che vuole essere catturato gratuitamente? Se no, io intanto lancio e aspetto. E attendo. Eccolo. Adesso. Una stella marina. Che carina.
Mi sa che però non è la prima volta che ne pesco una, quindi niente novità. Los De. Ciao amico. Qui c'è qualcuno? Sì. Chissà che cos'è questo pesciolino. Ah, un'anemone. Mazza, 23 kg, enorme. E ho già finito lo spazio. Vediamo qui che c'è. Nel caso butto qualcosa in mare. Nuovo record. Ah, no, io lo vorrei tenere. E al posto suo ci butto la stellina. Ok. Quindi lui lo teniamo e poi possiamo andare. Sì, ci conviene fare così. Ritorniamo qui per l'ennesima volta, avanti e indietro. Andiamo a vendere sti 5 pesci. Il fuoco non lo posso accendere? 1, 2, 3. Questo mi dà qualcosa, solo 20 monete, ammazza. Guadagno netto 107 monete. Vabbè. Aia, aia, aia. Io continuerei ancora un altro pochino perché mi diverte. Vorrei andare a pescare qui in alto a destra, che c'era Dark Water, tipo. Le acque oscure. Vediamo qui che si può pescare. C'ero già venuto prima, però non ho trovato chissà cosa. No. Ok. Qui ci sono le platesse, vabbè. Allora è inutile. Posso andare addosso al capitano? No. The Rock Pile, ah, questa è un'altra zona. Very interesting. I'm so curious to discover new fish here. Ma c'è tipo una nave pirata abbandonata là sul fondale o me la sto immaginando io? Potrebbe darsi. Ah, ho trovato un tesoro, ma lo posso utilizzare? No, c'è scritto sembra d'esposizione. Sembra un ottimo pezzo d'esposizione. Un rifiuto allora. Ah, ma qui posso pescare solo questi, non ho capito. Aspettate un attimo. Ma beh, vedete, la contraddizione di questo gioco è che qui spunta un pesce, almeno la sagoma è quella di un pesce, ma potrebbe essere anche un rifiuto. Non ha senso questa cosa. Perché il comportamento è palesemente di un pesce, però vabbè. Ok, in questo caso era un pesce. Una razza gigante. La posso pescare? A bocca? Se n'è andata. Qui ho notato che c'è quella razza gigante e poi c'è lo squalo. Questi due passano ogni tanto. Ok. Wow, un polpo mimetico, nuovo record. Carino. Però andiamo. Peschiamo qui. Buttiamo del mangime. No, calma. Adesso vediamo che cos'è. Vabbè, che schifo. Niente di particolare. Proviamo a pescare lui.
troppo vicino, scappato. Qui ce ne sono tanti. Ce n'erano. Qui? No. Oh, ce la farò? Lui? Oh, ho trovato subito qualcosa. Adesso. Pesci, pesci perché parla plurale, comunque che altro ho nell'inventario? Ma vabbè, me lo tengo così, questo lo scarto. Allora dire, andiamo a vendere questi e poi si può concludere così come prima puntata sul canale. Poi vedrò se farne altre, comunque valuterò. Non saprei. Si salvano i dati qui? Posso salvarli? Connesso. Essere connesso lo sono. Vabbè, spero di sì. Andiamo qui. Tac, negozio. Allora, quanto mi dai per il tesoro? Solo 33. Pensavo tipo 1000, non so. Va bene. Comunque, grazie a tutti per la visione. Spero che vi siate divertiti, vi siete rilassati. E al prossimo video. Ciao a tutti.